Ciao ragazzi, oggi ci troviamo in località San Bernardo. Abbiamo appena parcheggiato la macchina all'agriturismo Il Tiglio e adesso iniziamo a percorrere il sentiero che ci porterà alla capanna Vetta di Ron. Oggi è abbastanza fresco, ma in realtà basta muovere i primi passi in salita che ci si scalda subito. Il sentiero parte abbastanza ripido, quindi credo che guadagneremo dislivello abbastanza velocemente. Fai caso che come il lato a sinistra della montagna non ha neve, mentre quello a destra dove non arriva il sole. Perché il versante nord è meno solido del versante sud. È logico. Ma guardate la geometria di quest'albero, quanto è particolare. Abbiamo raggiunto il guado a quasi 2000 metri di altitudine. Io mangio qualcosa che mi è venuta fame. Un bel pezzo di torta fatta dal buon vecchio Marino, che saluto. Chi è Marino? Mio padre, che sicuramente starà guardando questo video. Guardate qua come si sta aprendo. Siamo sopra i 2000 metri e quindi la vegetazione scarseggia. Quella là è la capanna. Ciao! Incredibile come due minuti fa col sole si stava benissimo in felpa, adesso è arrivata una nuvola e si gela dal freddo. Ci siamo fermati a mangiare i nostri panini, ci siamo concessi anche un riposino sulle panchine al sole perché si stava molto bene, ma come diceva Luca adesso il sole è stato coperto da un bel nuvolone, fa molto più freddo e quindi è ora di tornare alla macchina. Comunque direi che è un gran bel posto anche questo, io non c'ero mai stato, ma sicuramente ci tornerò ancora, magari quando fa un po' più caldo. E andremo fino in vetta. In vetta? Di Ron. E Hermione?
Dopo un bel tratto di discesa abbastanza ripido dalla croce, siamo arrivati adesso al rifugio Amici della Montagna, che è quello lì. Visto che hai proposto tu questo giro, cosa ne pensi finora? Non è stato particolarmente impegnativo, anche se la salita era bella in piedi. Quindi non un giro lunghissimo, ma panorama all'inizio diciamo non era niente di che, diciamo. Ma poi appena abbiamo scollinato, abbiamo preso un altro sentiero, si è aperta la visuale, abbiamo raggiunto la croce e il paesaggio era davvero bello. Quindi tutto sommato a me è piaciuto. Sì, devo dire che fin qui anche a me mi ha soddisfatto. Arrivati alla macchina, è stata una bella passeggiata come abbiamo detto prima. Ci vediamo alla prossima.